Al via questa sera, Perito in provincia di Salerno, la prima edizione di Strafocaro, evento enogastronomico e musicale organizzato dalla Proloco con il patrocinio del comune di Perito. Attorno ad un grande falò potete degustare tante specialità enogastronomiche della tradizione peritese, in più il tutto accompagnato da spettacoli musicali e di cabaret a cura di diversi artisti locali. Ascoltiamo i nostri microfoni una breve intervista inserita già in Cilento Focus, signor Antonello Marcelli, componente della Proloco Perito. Allora, per il primo anno presentiamo questa manifestazione dal nome Strafocara, questo nome molto particolare che è un gioco di parole che però non voglio svelare perché lo scoprirete poi durante le sere della manifestazione e quindi è già un invito a venire a Perito. Allora, Strafocara è il primo anno che appunto proviamo a fare una manifestazione diversa rispetto a quelle che negli anni passati avevamo proposto. È una manifestazione che si svolgerà interamente nella piazza centrale del paese, con degli stand enogastronomici che appunto proporranno piatti della tradizione. Però, diversamente da quanto accade nel periodo estivo, soprattutto, sarà una proposta di piatti diversi, cioè i piatti legati alla stagione invernale. Cerchiamo di riscoprire quelle che erano un po' le tradizioni della nostra zona, nel periodo soprattutto legato al Natale. Vi è anche un programma musicale. Si inizia il 28 con chi? Allora, il 28 avremo Domenico Monaco, ormai consacrato conta storie del Cilento, che più volte abbiamo già ospitato a Perito e abbiamo sempre un grande piacere ad averlo con noi. Il 29 dicembre ci saranno invece gli Export, gruppo anche giovane ma molto 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 bravi. E Qui fa parte il più noto, diciamo, tra quei ragazzi, Angelo D'Ambrosio. Angelo D'Ambrosio, che è diciamo il leader del gruppo. E poi concluderemo il 30 dicembre con Angelo Loia, che è uno dei maggiori artisti a livello locale, quindi ci onora ancora una volta. Porterà il suo spettacolo qui, come l'ha fatto anche altre volte, perché vedo sulla locandina Angelo Loia Trio. Sì, sarà accompagnato da due musicisti che appunto ci allieteranno la serata.